durante il seminario abbiamo raccontato un po' il mio percorso editoriale, quindi la mia storia di autore in 10 anni, e quindi le mie produzioni, dall'inizio delle mie produzioni fino alle ultime con Feltrinelli, e ho raccontato un po' ai ragazzi come vivo io questa professione, cosa mi ha portato a essere un disegnatore professionista e quali sono anche i passi che un autore giovane deve affrontare per praticare questo tipo di mestiere. Il consiglio che do sempre a chi vuole intraprendere questa professione è di viverla come una maratona, quindi ci vuole tanta dedizione, tanta pazienza e tanta voglia di fare, e soprattutto deve essere una passione che dura nel tempo, perché è difficile, è un percorso lungo che dà un sacco di soddisfazioni, però non deve essere vissuto come uno sprint di 100 metri, ma bisogna mettersi e con calma, passo dopo passo, riuscire a raggiungere il proprio scopo, ecco.